Il rugby non mi ha permesso di essere indipendente economicamente, anzi, pagavamo tutto noi, trasferte, materiali, ma il costo era di gran lunga inferiore alla sensazione di libertà che provavamo a giocare un gioco non da donne, ma che ci rendeva felici. Tra rugby maschile e rugby femminile c'è un grande gap a livello di retribuzione, anche se le federazioni negli ultimi anni stanno cercando di investire per migliorare la situazione del rugby femminile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della visibilità. L'obiettivo non raggiunto per cui ancora combattiamo è di far comprendere agli sponsor quanto il rugby e lo sport siano fondamentali per una maggior consapevolezza di bambine e donne della loro forza, il che significherebbe avere una società più solida.